Ciao a tutti e benvenuti su Unicorno d'Oro. Oggi andremo a vedere un messaggio proprio per te che stai guardando questo video in questo momento dai maestri invisibili. E quindi incominciamo a fare tre stese e la 1, la 2 e la 3 con i nostri alicorni. Abbiamo quindi l'alicorno viola, azzurro e bianco e rosa. Quindi scegliete uno dei tre alicorni e vediamo che cosa hanno da dirvi i maestri. Vi ricordo sempre che trovate la mia mail sotto in descrizione. Bene. Spero che abbiate scelto la vostra stesa e incominciamo quindi dalla stesa numero 1. Bene, allora, incominciamo con questi arcani e andiamo a vedere l'energia intorno a te, alicorno viola. In questo momento sei all'inizio di un nuovo cammino. Tanto che chiedevi al cielo di darti una via, una strada, un'indicazione. E adesso sta arrivando questa indicazione. Vedo che sei stato molto introspettivo, introspettiva negli ultimi tempi della tua vita. E adesso è arrivato il momento di incominciare il tuo nuovo viaggio. Andiamo a vedere, eh? Allora, energia intorno a te ce n'è tanta, è un'energia ancora sommersa, ma io vedo che questa energia è pronta per sgorgare da te. Andiamo più in profondità a vedere. Sei una persona che quando vuoi riesci davvero a tirare fuori da te stessa o da te stesso una grande forza interiore. Hai proprio voglia di lasciare andare le cose che ti hanno fatto soffrire in questo momento della tua vita, hai proprio voglia di un cambiamento. Senti ancora la sofferenza nel tuo corpo, soprattutto a livello del cuore e anche dello stomaco. Hai voglia di amare, hai voglia di donare, non hai voglia di più di stare in questo stato. Hai voglia di riprenderti, la tua vita in mano. Soprattutto sull'amore, e vedo che comunque riuscirai ad amare tanto te stessa e che ti aiuterai anche con delle letture, con dei viaggi, con degli spostamenti, ma soprattutto con delle novità nuove che arrivano, che stanno arrivando per te. Voglio vedere con queste carte dove la tua anima vuole andare, cosa ti dicono di fare. Tu hai voglia di gioire nella vita, di
ed è arrivato il momento di gioire davvero. Le cose, diciamo, comuni non ti stupiscono più, ma perché la tua anima ha bisogno davvero dello straordinario. Come straordinario si intende un'energia di entusiasmo dentro di te, che effettivamente ti arriva nel momento in cui tu lasci andare tutte le cose che ti hanno fatto male. Non vuol dire lasciare andare le persone, ma proprio le tue reazioni a quello che ti ha ferito. Facendo questo, si apre davvero una grande porta per te, una vita nuova, un grande sogno. Per te in questo momento è giusto realizzare che sei giunta a un cambiamento e questo cambiamento deve incominciare da te stessa, incominciare a farti dei regali significa anche dare l'attenzione a te e lasciare andare via la tristezza, tutto quello che non ti fa più bene, quando senti energia pesante con qualcuno vicino, lascialo andare con molto amore e riprenditi te, perché tu hai tante cose da dare e la tua anima ha bisogno di dare queste cose, non sei venuta solo a chiedere come sembra che tu abbia fatto negli ultimi tempi, tu sei venuta a perdonare. Sei nel tuo profondo una persona molto integra, quindi stai tranquilla o tranquillo che la tua forza interiore riuscirà, ad andare avanti nel cammino di vita. Hai indagato, hai ricercato, hai esplorato e continuerai a farlo ed è giusto che tu lo faccia perché e sei venuta anche qui per questo. E non hai avuto i risultati che speravi, ma questi risultati ti volevano semplicemente dire fatti forza, volevano tirare fuori da te la tua forza. Il tuo dolore è stato quello che ti porta a comprendere e ad avere sempre più forza in te stessa. Tutto questo per raggiungere il vero amore sia dentro di te che di coppia. Tu sei vicina veramente a un risveglio di te stessa, perché la luce sta sgorgando da te e sta scendendo su di te. Quindi aspettati proprio che l'anima, in questo momento, la tua anima, saprà presto dove dirigersi e dove andare, perché il sogno della tua vita si realizzi. Il proprio cammino ti verrà mostrato chiaramente. Il tuo cammino ti verrà mostrato chiaramente. Vedo che incominci ad amarti e questo ti aprirà un mondo nuovo. Poi potrai trovare anche veramente la tua anima affine. Veramente l'energia che sta scendendo su di te ti la sentirai, la percepirai e ti darà un grande respiro di sollievo. La tua anima ha proprio l'energia della sacerdotessa, quindi una sacerdotessa che può e deve rispettarsi.
due volte la sacerdotessa, quindi due carte di sacerdotessa. Quindi davvero la tua energia è un'energia saggia che arriva da molto lontano. Vedrai che la liberazione dal dolore arriva presto. Auguri, un abbraccio. Bene, incominciamo dalla stesa numero 2. Messaggio per te dai maestri invisibili. Ciò che sembra oscuro è in realtà un'oscurità che vuol fare risaltare la luce. Quindi tu in questo momento stai vivendo un momento dove ti sembra di non vedere la luce, ma quella piccola lucina, guarda bene che c'è, quella piccola lucina intorno a te che è amore allo stato puro, che quasi è così lontana, è così piccina, che ti sembra quasi invisibile, si sta incominciando ad ingrandire. Questa lucina è il primo passo per uscire dal momento difficile che stai vivendo. Ci sono molti pesi che stai portando da tanto tempo e vedo che l'energia intorno a te sembra non esserci. Sembra non esserci questa energia, ma in realtà è talmente ancora inconscia che non la percepisci. Però sei seguita e guidata da molto tempo. Ci sono molte energie intorno a te che ti stanno proteggendo. Energie invisibili ti stanno proteggendo e tu da qualche parte lo percepisci perché questo senso di vuoto e di solitudine che hai non durerà molto e tu lo sai perché hai molta speranza. Vedo che sei molto sopraffatta dal dolore, però la tua forza resiste perché c'è ed è tanta. E c'è qualcosa che sta per arrivare, che è proprio la tua cosa, per cui sei giunta in questo punto di non ritorno, giunta o giunto in questo punto di non ritorno, perché c'era bisogno di cambiare totalmente i tuoi parametri e i tuoi stereotipi. C'è bisogno, e questo accadrà, di ritrovarti, ritrovare il tuo cuore bambino, il tuo cuore bambino che ha pianto tanto negli ultimi tempi, ma è un cuore bambino che ha ancora bisogno, di sognare. Il tuo cuore bambino è la tua salvezza. È proprio questo cuore bambino, quando ti appelli a lui, alla sua innocenza, esattamente come fanno i bambini che credono nei sogni,
Dovrai crederci di nuovo anche tu, perché credendo nei sogni, la tua realizzazione, manifestazione avverrà. Finché ti lasci sopraffare dai pensieri tristi, anche pessimistici della tua mente, il tuo cuore bambino non potrà agire. Ricordati che è il tuo cuore bambino che manifesta la bellezza. Tu sei una persona piena d'amore, ma il dolore ti ha schiacciato completamente, ti sei quasi dimenticata o dimenticato che tutto questo amore c'è sempre stato, c'è, è dentro di te e nessun dolore potrà mai cancellarlo, può adombrarlo, ma questo amore esiste sempre, è sempre in te. Adesso verrai aiutata, verrai aiutata e arriverà qualcuno vicino a te che ti mostrerà la tua bellezza. Verrai aiutata e ti dimenticherai in un attimo tutto questo dolore. Questo aiuto può essere da questo mondo, una persona di questo mondo, ma può essere anche una persona che non è di questo mondo, può essere anche una luce invisibile. Tu l'accoglierai e la sentirai nel tuo cuore. Ricordati di ricominciare a sognare, perché è attraverso quella porta di sogno del tuo bambino interiore che ti verrà comunicata, la tua nuova vita e la tua nuova strada. È giusto che tu realizzi delle cose che avevi iniziato e che adesso qualcosa ti riporta in quell'inizio, questa nuova luce che ti arriva ti riporta in quello spazio. Sei una persona anche molto creativa, non solo nel senso artistico, ma creativa della vita. Sei una persona che ha sempre bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo. Improvvisamente ti arriverà un'energia fortissima e arriverà come una cascata, proprio sempre quando ricontatterai il tuo cuore bambino. Questa energia spazzerà via tutto il dolore degli ultimi tempi, tutta la solitudine e li butterà in un altro vuoto, in un'altra dimensione. Ricordati di non voltarti indietro una volta che questo dolore sarà andato via, perché hai bisogno proprio di un nuovo inizio. Il nuovo inizio inizia da quel sognare come quando eri piccolo o piccola o bambina. Ricordati di abbandonare qualsiasi cosa credi di sapere adesso perché ti arriverà un nuovo sapere. L'energia fortissima, come una cascata che ti arriverà, è l'energia della compassione. Con questa energia della compassione, tutto sarà caldo intorno a te, dentro al tuo cuore. Il tuo cuore si scalderà e sarai compassionevole verso tutti gli esseri viventi. Non ti farà più paura la vulnerabilità, non avrai più così bisogno di difenderti dal mondo. Incomincerai a studiare e a leggere delle cose che adesso non conosci per niente.
E capirai a ritroso perché ti sei trovata o trovato in tutta questa sofferenza. Era necessario per il tuo viaggio perché adesso tu sei in un viaggio di grande compassione. Quindi le persone verranno intorno a te perché sentiranno il tuo cuore caldo e anche a loro tu insegnerai quello che hai imparato. Insegnerai di nuovo a sognare, insegnerai a non abbandonare i propri sogni. Nei propri sogni non ci sono negatività, perché un cuore bambino non sa che cos'è il negativo nel suo sogno, nel suo sognare. E tu farai questo. Sarà un dovere per te innato dire agli altri e donare agli altri ciò che ti appartiene e che hai conquistato con il duro lavoro su di te e attraverso la tua sofferenza. Lascerai andare così anche tutti i sensi di colpa e smetterai di credere alla troppa razionalità della tua mente. La tua anima ti sostiene in questo processo perché sei venuta apposta per fare questo processo. E vicino a te ci saranno delle persone, soprattutto una persona che ti amerà moltissimo. Ti amerà moltissimo e diventerai proprio il centro del suo cuore. E tu donerai il cuore a questa persona e questa persona donerà il tuo cuore a te. Terza stesa, stesa dell'alicorno bianco e rosa. Questa Andiamo quindi a vedere cosa hanno da dirti i maestri invisibili. In questo momento tu hai bisogno, un grande bisogno di incoraggiamento. Hai bisogno di qualcosa che ti scuota dallo stato di apparente immobilismo in cui tu sei. Hai bisogno davvero di andare a toccare qualcosa che non lo sai neppure tu. Hai una grande forza mentale, ma in questo momento ti senti molto confuso. Io vedo un grande ghiaccio che si sta per liberare per te. Riuscirai a scavalcare quel grande muro che ti sembra di avere da tanto tempo addosso. Un muro
davanti e anche addosso. Sembra che tu stia soffrendo per amore o per il non amore, ma in realtà questa sofferenza arriva dalle tue viscere più profonde. Sembra la causa, una persona che ti ha fatto soffrire, ma in realtà questa sofferenza è tua perché è molto tempo che non pensi a te, che ti dedichi agli altri, ad altre persone in generale, ma non a te, non a te, alla tua parte più profonda di te. Quindi quello che arriva per te è di fermarti un attimo e di guardare che cosa sta accadendo, perché hai questo senso interiore di appesantezza, ma non abbandonare questo dolore, guardalo. Perché di fronte a questa crisi, che viene chiamata anche la notte oscura dell'anima, poi qualcosa, quando meno te lo aspetti, arriva per salvarti. E questo è quello che arriva per salvarti, sei tu, è la tua coscienza superiore. La tua coscienza superiore è tanto tempo che ti chiama, adesso è giunto il momento e ti chiama perché vuole dirti che niente è perduto, che l'amore l'avrai, ma dovevi raggiungere questo punto per lasciare andare molti pensieri che non erano in armonia con la tua anima. E a un certo punto prenderai coscienza che non sono le persone che ti hanno fatto soffrire, ma che avevi una visione non chiara sulle cose. E improvvisamente la paura andrà via perché il tuo sé superiore ti chiamerà e ti mostrerà quanto tu sei amore, quanto tu sei un grande amore per te stessa. A quel punto sentirai che la persona o le persone che sembrano non averti fatto del bene erano inconsapevoli, quindi non ti hanno fatto male volutamente. Tu sei venuta a fare una specifica realizzazione di comprensione di questo e soprattutto adesso è giunto il momento di tirare fuori il tuo sesto senso, tirare fuori i tuoi doni, che sono anche doni che hanno a che fare con il bene, con le percezioni e questi doni vanno potenziati perché hai veramente dei doni grandi. Questi doni vanno potenziati e hai bisogno di informarti per sapere come potenziare questi doni. Hai il dono anche della visione, ma hai anche il dono della gioia. Sembra un paradosso che tu, da tanto tempo che sei così in questa sofferenza,
ti sia dimenticata quanto gioiosa sei. La tua anima è un tipo di anima davvero estroversa e gioiosa. Quando tu avrai recuperato questa parte, questo aspetto gioioso, per te arriva una grande relazione. Non ha importanza se sia una persona a cui stai pensando, una persona nuova, ma arriva la vera relazione sacra per te. Arriva un matrimonio in cielo, quindi quando è benedetto dal cielo viene considerato sacro, è il vero matrimonio. Quando tu butterai giù tutti questi stereotipi e le tue maschere, questo avverrà. E riuscirai a tirare fuori talmente gioia e talmente entusiasmo che attirerai tantissime persone intorno a te per festeggiare e celebrare la vita, semplicemente per quello che c'è in quel momento. Molte persone nuove entreranno nella tua vita che ancora non conosci. Sei venuta a realizzare la gioia e la bellezza, ma soprattutto la gioia e la danza della vita. Adesso, in questo momento, hai speranza che la tua vita cambi, ma ci sono ancora troppi pensieri mentali, mentre invece questa energia che ti arriverà dal tuo sé ti farà capire che ci sono i fatti da fare, di non fermarsi più a pensare. Perché sei arrivata per trasformare questo grande dolore, questo grande momento. Il tuo spirito è veramente unito al cosmo intero. Incomincia a guardare al di là di quello che vedi, perché tu hai un grande dono di riuscire a vedere oltre. È anche il dono della visione. Non sfidare più il mondo, perché ti chiameresti altrettante sfide. Abbraccia il mondo e il mondo ti abbraccerà. Scende un'energia di grande umiltà che poi è la vera natura della tua anima. E questo sarà uno dei più grandi meriti e le persone saranno affascinate da te per questo senso di umiltà. Questo senso di umiltà ti aprirà proprio le porte del paradiso in terra. Abbi fede nel tuo sé, apriti al tuo sé divino che ti sta per mostrare il tuo vero cammino. Hai dovuto conoscere questa oscurità per conoscere la bellezza della gioia e dell'entusiasmo. Per fare un paragone, per essere grata anche solo per ogni giornata che vivi. Toglierai importanza a tutto ciò che non è amore e ricordati che facendo tutto questo, avrai questo bellissimo matrimonio sacro. E il destino sarà proprio nelle tue mani e non sarai più in balia dei tuoi pensieri, delle dinamiche e soprattutto, della finta oscurità che sembra esserci intorno a te.